Salve a tutti amici di Player Insider o amici aspolpatori, vai avanti. Amici aspolpatori, oggi abbiamo una notizia veramente che ci tenta, anzi ci tentacola. Non faceva ridere. Ma aspolpatori sì! Avrete già capito dai nostri riferimenti quanto mai demenziali che ci stiamo riferendo a Splatoon 2, un titolo di Nintendo che effettivamente avremmo voluto portare su questo canale, anche sul secondo, già prima in vero, ma tutto sommato siamo stati impegnati con impegni vari, impegnati in impegni, quindi non ne abbiamo potuto parlare prima, ma lo facciamo adesso con un bel hands-on. Tra l'altro uno degli impegni era proprio con Splatoon 2, sì. E siamo stati fisicamente al paintball. Esatto, guardate che cosa ci hanno fatto fare, è stata una cosa... Cioè abbiamo dovuto effettivamente rimuovere lastre di Eternit, così vestiti con queste maschere. Poi uranio impoverito, lo abbiamo dovuto trattare insieme a vari giornalisti, non sì, eravamo solo noi. Sì, i giornalisti fanno questo, cioè fanno bonifica di sostanze no. tossiche. Ma non è sì. questo il punto, invece parliamo di Splatoon 2 che è il gioco sì. A me piace tantissimo lo stile innanzitutto sì. Che già sì. Si evince, no, dalla piazza principale in cui ci sono tutti questi Inkling che in realtà appartengono a giocatori realmente esistenti sì. Con il loro equipaggiamento, tu puoi vedere l'equipaggiamento sì. E anche sbirciare nella loro bacheca, ci sono dei messaggi tipo social network mm. Questo ci ricorda un po' il Miiverse. Innanzitutto se voi vi gettate nella lobby in una partita amichevole potete lanciarvi nella mischia mollusca, che è la classica modalità in cui si deve riempire di inchiostro tutta la mappa coprendo anche quella dell'avversario. Per me è la mia modalità preferita sì, ragazzi, è troppo divertente perché io sono un completista. Cioè, mi spiego. Ti viene di sparare ai puntini. No, mi spiego, io non sono uno che per esempio sblocca tutti gli obiettivi dei vari giochi, devo essere onesto. Non sono uno maniaco del punteggio più alto oppure di dover completare qualcosa al 100%. Ero però completista nel senso che per esempio mangiavo tutto il piatto di pasta di 5 kg anche poi facendo scarpetta non con il non c'entra pane. Questo sì, perché è lo stesso tipo di completismo oppure quando per esempio in Paint di Windows, che lo devono togliere tra l'altro, dovevi cancellare un disegno, non si faceva un nuovo disegno, io cancellavo con la gomma. Ebbene Splatoon in questa modalità sì. mi viene incontro perché io devo macchiare d'inchiostro quanta più superficie sia possibile ed è veramente stuzzicante come sì. modalità. E la partita amichevole con la mischia mollusca è un ottimo modo secondo me per imparare ad utilizzare le varie armi, perché ce ne sono diverse, quindi sì. come in Mario Kart imparerete a utilizzare i vari kart e dovete capire quale fa per voi, anche con Splatoon dovete scegliere quello che fa più per voi, non ce n'è uno migliore o uno peggiore secondo me. Secondo me sì. Cioè, secondo me ce ne sono alcune veramente... vabbè, sì, in realtà è vero, bisogna vedere con ci sono pro e contro, sono le armi che lanciano più inchiostro, che però fanno meno danni sì. Quindi dipende se siete più degli splatter che amate uccidere il nemico, oppure se preferite coprire più di inchiostro e magari andare in stealth. Ci sono varie strategie di gioco Io adoro andare con l'aerografo, è la mia arma preferita, che somiglia molto allo splasher, che è l'arma base, però lancia più inchiostro più velocemente sì. Poi c'è il classico rullo che è stato rivisitato, insomma... per esempio se saltate non colpisce più in orizzontale ma in verticale, quindi lancia l'inchiostro anche in maniera migliore, diciamo, più efficace. Poi ci sono altre armi come per esempio il mitragliatore, oppure c'è il secchiello che vi permette di lanciare sì. o anche il pennello, che è, diciamo si addice il più pennello a Splatoon. È tipo il pennello cinghiale però. Esatto. Cioè voi vedete questo pennello che vi schiaffeggia dinanzi, io l'ho sperimentato per la prima volta in maniera passiva. Cioè mi è arrivata una pennellata in faccia inaspettata. Io ho detto oh, guarda c'è pure questo pennello, perché non lo avevo ancora visto nel menu di selezione delle armi. E quando scegliete un'arma dovete anche considerare l'arma secondaria, che a volte sì. potrebbe essere una bomba d'esplosione, oppure sì. possono essere i dronini sì. che vanno a colpire l'avversario, o la classica granata esplosiva. Insomma la scelta dell'arma secondaria dipende dalla vostra strategia di gioco, così come anche la scelta della special, perché dopo un tot di inchiostro lanciato potete scatenare una special che sarà diversa a seconda dell'arma. Bisogna anche considerare l'equipaggiamento, quindi sì. gli accessori, le scarpe, le maglie e le loro abilità, quindi potete anche modificare le abilità delle varie armi utilizzando i frammenti abilità, potete switchare, quindi cambiare. Se basta per esempio... questa battuta di switchare, abbiamo capito. Se vi piace una determinata maglietta ma non vi piace l'abilità potete togliere uno slot e aggiungerne un altro, insomma a vostro piacimento. Questo poi diventerete skillati man mano che andate avanti. Per utilizzare le varie armi ovviamente dovrete puntarle contro il nemico oppure contro una porzione di superficie da schizzare con il vostro inchiostro, e per questo potrete utilizzare i motion control oppure il controller tradizionale, cioè
il sistema di controllo tradizionale mediante le levette analogiche, che è quello che utilizziamo più noi perché, sì, perché siamo vecchi. No, non è che siamo vecchi, siamo abituati così. Però riconosco che in certi frangenti forse è più comodo puntare direttamente il controller, sì, contro il nemico. E poi abbiamo notato che tanti giocatori parecchio skillati utilizzano il motion control. Una volta raggiunto il livello 10 possiamo finalmente accedere alle partite pro e si sbloccheranno nuove modalità. Innanzitutto la zona splat, che è molto simile alla mischia mollusca, però dovete ricoprire solo una piccola porzione di mappa, sì, e sì, mantenere, sì, il controllo su quella sembra più facile, ma in realtà non lo è, perché quindi tutti i giocatori si concentreranno, convergeranno verso lo stesso punto. Esatto. Poi c'è anche la bazooka harp, cioè dovete raccogliere un bazooka, molto bella questa ragazzi, e dovete rubarlo al nemico, una sorta di capture the flag. Esatto, sostanzialmente vogliamo, è questo. Però quando si spara e si splatta è davvero più divertente, almeno secondo me, sì. La torre mobile, c'è una piccola torre che bisogna conquistare, io sì, rido perché ragazzi le partite che siamo, sì, fino a... e bisogna anche conquistare vari checkpoint, sì, e mantenere il controllo fino alla fine. Ovviamente il nemico cercherà di uccidervi, sì, e splattarvi il più possibile per catturare lui la torre. Sì, ragazzi... però io dall'alto della torre ti ho splattato molto più spesso di quanto non abbia fatto tu dal basso, cercando, sì, di insidiarmi. Nelle partite pro potete livellare, ottenere un certo rango, sì, e poi andare a partecipare alle partite con rango più alto è sempre più difficile. Classificate. Noi siamo stati di recente alla DreamHack di Valencia, è stata una bellissima esperienza, perché ci ha permesso di vedere con un occhio diverso quelli che sono gli sports, ovvero i videogiochi giocati a livello competitivo con in palio anche una certa somma di denaro. Ebbene, Splatoon 2 secondo noi potrebbe inserirsi tranquillamente in, sì, questa categoria, cioè effettivamente gioco per divertirsi, tipico di Nintendo, però anche nell'ottica di qualche traguardo più competitivo, più agonistico. La Salmon Run è un'altra novità di Splatoon 2, è una modalità cooperativa, non competitiva, in cui insieme ad altri tre compagni dovremo uccidere dei salmoni. Ecco, ce lo sapevo. Allora, vorrei chiarire per tutti gli amici animalisti che ci stessero ascoltando, anzi che ci seguono, lo so, si tratta di salmoni anzitutto cattivi, esatto, e poi soprattutto geneticamente modificati, e farebbero del male ai salmoni normali. È vero, assolutamente sì, non solo geneticamente modificati, hanno anche delle parti meccaniche, quindi si meritano di morire fortissimo. Per ogni salmone dovremmo utilizzare strategie diverse, quindi bisogna stare molto attenti. L'obiettivo principale è quello di rubare loro le uova per metterle nella nostra cesta. Tutte queste modalità appena annoverate possono essere giocate oltre che online anche offline, a patto che i vostri amici ovviamente abbiano ognuno la propria console. C'è anche una modalità storia in single player offline, quindi potete giocare senza la vostra connessione, senza la vostra console, no, con la console per forza, pensando, cioè, immaginando il gioco con la console per forza, decisamente più approfondita rispetto a quella di Splatoon 1, almeno, sì, secondo la mia impressione, sì, in cui ci sono diversi mondi e diversi livelli all'interno dei mondi. Bisognerà anche sbloccare, trovare il modo di sbloccare i vari livelli con tanto di boss finale, quindi decisamente interessante. Lì potete sbloccare anche delle armi, dell'equipaggiamento e potenziarli. Poi ci sono altre piccole chicche, come la possibilità di acquistare del cibo da Gamberto per darsi dei vantaggi prima di ogni partita, sì, oppure anche la possibilità di utilizzare un amiibo per memorizzare i dati del vostro personaggio, quindi mettete i dati del vostro personaggio in un amiibo e ve lo portate a casa. E poi abbiamo intravisto, senza approfondirli più di tanto, però anche dei minigiochi, per esempio una, sì, sorta di rhythm game, e anche nei menu d'attesa si può remixare la musica, sì, che c'è di sottofondo. Non so se è un, sì, un segreto, un easter egg. Potrebbe essere un easter egg, e quindi lo abbiamo appizzato, cioè rovinato per un'eventuale puntata gli segreti e gli easter egg di Splatoon. Spaventosi? No, no, però... Troverete presto i nostri gameplay sul secondo canale, quindi mi raccomando iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Io ne approfitto per fare, sì, marketing. Spam. Sì. E noi come sempre vi ringraziamo e ci vediamo alla prossima. Ciao. Questo era giusto uno schizzo di quello che sarà. Ah, e mi raccomando, in gambero. No, vabbè, dai, lo schizzo. La musica. Hai rovinato la battuta per dirne una ancora peggio. Ciao.